cioè noi oggi siamo arrivati alla deadline in conferenza dei presidenti. Mediamente tutte le regioni stanno tagliando intorno al 70% di capitolo di bilancio. Uno può dire bene, sì, ma il 70% disabili, il 70% può essere termini della sanità, il 70% può essere, che so, il turismo, l'attività. Cioè, in generale, cioè, sono tagli vigorosi. Vi confermiamo i veneti che non vogliamo applicare tasse. Siamo l'unica regione in Italia che non ha l'addizionale IRPEF regionale aggiuntiva sulla sanità. Non abbiamo le accise sui gasoli, non abbiamo ticket regionali sulla sanità. Cioè, sapete che per noi l'addizionale IRPEF vale 180 milioni di euro. Cioè, varrebbe. Sì, varrebbe, scusa, varrebbe, condizionale, 180 milioni. Il che vuol dire che se domani mattina applicassimo l'addizionale IRPEF sulla sanità, avremo cash 180 milioni per politiche regionali. Ovvio che questi 180 milioni sarebbero utili in un momento come questo, però è altrettanto vero che non possiamo accettare, prima di tutto, di applicare nuove tasse e non lo facciamo. Due, che si vada a tagliare oltre il 35% dei fondi alle regioni e solo il 12% quelli dei ministeri, che notoriamente sono spreconi, lo dice un ex ministro. E nessuno può dirmi, ma tu sei andato lì e non hai fatto nulla, perché io quando sono andato al ministero ho fatto pulizia rispetto ai tempi che mi sono stati dedicati, io sono stato solo 2 anni al ministero, se ci stavo 5 anni la facevo molto più profonda, ma in 2 anni io le ho fatte le mie robe. Il vero tema è che oggi le regioni si stanno coalizzando contro il governo, ma non è più una coalizione politica,